Buongiorno amiche, ben ritrovate nel mio canale. Oggi vi voglio presentare uno dei kit di carta che sto aggiungendo nel mio negozio Etsy. Troverete il link nella descrizione. Ve lo mostro brevemente e vi faccio vedere prima di tutto i libri da dove io sto prendendo spunto. Sono libri tedeschi. Però a breve aggiungerò anche pagine italiane, pagine francesi, perché a me piace appunto, diciamo, cercare cose vintage un po' interessanti. Queste sono, per esempio, questo è un librettino che è troppo carino, che è un librettino che comunque, come vedete, ha tantissime immagini, vintage. E tantissime illustrazioni botaniche. Questo è uno dei libri da dove io sto prendendo. Poi abbiamo questo calendario che, come potete vedere, è del 1891, quindi è qua ci sono appunto, avevo già strappato delle immagini. Comunque ci sono varie immagini, intanto molto belle, vedete, varie, diciamo, litografie, più o meno le chiamiamo così. Che aggiungerò pian piano nei kit di carta. Poi il libro è un libro appunto del 1891. Vedete che c'è scritto anche qua, è molto vecchio ed era un calendario, diciamo, dove all'interno c'erano tutte le cose di quegli anni, storie, vedete, immagini, anche immagini di cucito. Poi molto interessante è la parte finale, perché ci sono un sacco di illustrazioni, come potete vedere. Mi è molto molto carino. Poi anche nel mezzo ci sono illustrazioni, ci sono pagine libere, che nelle pagine libere di libri così antichi potete anche stamparci sopra voi un fiore o quello che volete. Questo è un altro dei libri. Poi un bellissimo libro è questo, che è un atlante storico. E questo è un atlante, potete vedere, vedete, i fogli sono rotti, è del 1917, anche sempre tedesco, però praticamente qua ci sono diverse cartine molto interessanti. E qua in ogni kit verrà aggiunta una di queste cartine, vedete, che sono messe in questo modo qua, sono grandi e sono datate. E poi un altro atlante di botanica. Dove anche questo, guardate com'è vecchio, io ve lo volevo far vedere perché vi voglio far vedere sempre la data del 1916, vedete? Quindi sono molto 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 vintage questi libri, vedete? C'hanno immagini botaniche, sia colori che immagini appunto messe in questo modo qua. Sono molto molto belle. E voi appunto in questi kit avrete l'occasione di avere le pagine originali. Se avete richieste particolari, potete anche scrivermi. Se volete un kit, diciamo, per voi tipo 30-50 pagine solo di libro botanico, potete assolutamente chiedermelo e, insomma, cercheremo di metterci d'accordo. Allora, intanto questo kit è un kit che troverete su Etsy. Come vedete, ho aggiunto anche de delle piccole chicche, che sono questi due pizzetti: uno è San Gallo e uno è un pizzo fatto di cotone, sempre vintage. Poi anche questo vintage che apparterrà agli anni 40. Queste etichette francesi, qua c'è la L e la C, che sono anche datate negli anni 20-40. Si usavano per metterle nei vestiti. Un nastrino che potete utilizzare anche per legare le vostre tag, però è molto carino. E poi due, non so se conoscete Glanz Builder, e questi sono sempre della collezione di Glanz Builder. Questi sono due coniglietti, adesso ve li faccio vedere. Vedete come sono dietro, e venivano messi appunto come omaggi sempre negli anni, questi saranno degli anni anche 50. Comunque questo kit più o meno
Non è datato anni 50 in giù, quindi dal 1891 sino al 1950. Queste sono le cose che troverete in questo kit, quindi è molto molto vintage. Allora, intanto vediamo subito i fogli. Vediamo subito i fogli. Allora, intanto ci sono, c'è una bella raccolta del libro 1891. Adesso vi faccio vedere i fogli che ho raccolto e che ho messo di quel libro. Allora, qua ci sono un sacco di fogli. Allora, intanto questo, sempre del libro del 1891, vedete? E qua, insomma, ci sono tutte delle cose scritte. Poi qua c'è scritto appunto Brema, quindi c'era la transoceanica. E questo è un foglio doppio, come vedete l'ho provato appunto a staccare così piano piano e questo troverete. Poi vari fogli del libro, quindi sia solo scritti che con figure, sono scritte in tedesco, diciamo un po' antico di quegli anni, perché scrivevano in maniera diversa, la scrittura era diversa, come vedete, molto tipo un po' latina, ecco. Qua ho messo anche un vecchio pater, e anche qua, ecco, vedete, le immagini sono molto molto carine, molto particolari, potete farne quello che volete. E mi sa che non ho finito perché avevo messo diversi fogli di questo libro, che adesso li trovo. Comunque è molto interessante questo kit, quindi chi lo prenderà, chi deciderà di prenderlo, sarà, secondo me, rimarrà molto contento. Ecco qua, vedete questa immagine anche doppia così, con una specie di poesia, di prosa, qua dei numeri. Figure, sempre queste figure, sempre in bianco e nero dell'epoca del 1891, signore. Quindi stiamo parlando di cose abbastanza vecchie. Vediamo se ho finito con il libro datato. Sì, ho finito. Poi ho messo un'immagine. Allora, intanto questi li mettiamo così. Li mettiamo così, così si vedono bene. Allora, poi un'immagine di un libro botanico, due, che c'è da sia da questa parte che da questa parte. È molto bella, non c'è. Questo non so che tipo di utilizzo si può fare, comunque l'ho voluto mettere perché è veramente molto bello. Quindi voi potete crearci quello che volete, potete anche dividerla così, potete piegarla e metterla dentro un journal. È molto bella. Poi ho inserito altre pagine. Allora, queste pagine che sono la nomenclatura di un libro, di uno dei libri, mi sa di quello botanico. Di quello botanico. Allora, questa è una pagina di un altro libro antico che in questo momento non ho perché prendo pagine ovunque. Vi ho fatto vedere più o meno comunque i libri, avete visto quanto sono datati. Guardate queste immagini anche botaniche di questo libro, che sono veramente molto molto belle. Ecco qua, un'altra pagina, diciamo, che potete utilizzare, sempre invecchiata veramente. Ecco sempre la parte botanica. Un'immagine botanica di questo bellissimo, questa specie di margherita, diciamo, di gruppo di margherita. Una pagina di uccelli, di un libro di uccelli. Ecco qua. Poi una pagina sempre del libro botanico, però che c'era all'interno, e questo è bellissimo perché veramente, guardate, già solo questo è bellissimo. Poi una litografia del libro del 1891 di questo bambino, quasi dipinto, che sembrano foto, però sono dipinti. Un foglio di un piccolo libro, questo invece di un libro francese.
poi un foglio un po' più spesso di un altro libro, lo mettiamo qua, pagine anche di diversi colori. Questo è un foglio di un vecchio giornale tedesco degli anni 20 e mi piaceva, l'ho messo perché guardate, vedete, c'è questa rappresentazione figurativa di come vivevano le persone nei campi. È bello avere anche queste cose che sono state probabilmente sfogliate da altra gente. Questo è un pezzo che mi sono arrivati così perché cerco anche degli spartiti musicali e questo è uno spartito antico ed era proprio piegato così e lo lascio così, vedete? E anche questo è antico. Poi la cartina che vi dicevo che c'è sia da questa parte, qua rimane il foglio bianco e poi quando si apre è così. Vedete? Molto molto bella. Questa anche vendono anche già solo le cartine a volte. Quindi adesso io ve la metto da questa parte in modo che si veda un po' che cosa c'è. Poi ci sono delle cartoline. Ah, so, intanto vi ho messo anche i fogli di questo libro botanico, anche questo che c'è una specie di cascata con un bosco, ecco qua. Una carta di vecchie musiche, penso degli anni 50, una cartolina postale che non è stata utilizzata, sempre tedesca. Una cartolina postale, sempre tedesca. Che c'è scritto Die beste Grüße, che praticamente, vedete, queste sono datate anche del 1922, vedete, sono anche qua, il francobollo era strappato perché si trovano nei mercati queste cartoline, ma è molto carina. Una cartolina sempre di quegli anni, sempre musicale. Musicale, dove ci sono una cartolina sempre antica, una vecchia busta 18 ottobre del 22 o del vabbè, comunque era una raccomandata, credo, del 72 questa, vabbè. Però era carina questa letterina per avere questo e poi dolcis in fondo. Questa originale del 27 del 1927 aprile 27 aprile no 1914 addirittura 27 aprile 1914 che è il giorno che è nata mia figlia tra l'altro è molto bella anche questa una donna molto bella una cartolina di quell'anno del 27 aprile addirittura del 1914 quindi molto 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 bella e niente già queste cartoline ci sono molte chicche qui questo anche questo ricamo il ricamino ve lo ripropongo il pizzetto i Gansblinder i due coniglietti molto carini anche e l'altro pizzetto. Quindi spero che vi sia piaciuta questa presentazione. Passate nel mio negozio, venite a vedere. La spedizione è abbastanza economica e quindi potete farci un pensiero. E mi raccomando di andare a visionare anche le altre mie cose perché oltre ai digitali mi sto dedicando a vari kit, soprattutto vintage, perché ricerco, diciamo, delle stoffe, eccetera, ovviamente a livello europeo, perché io sono italiana, quindi ci sono delle cose italiane, delle cose tedesche, insomma, europee, quindi fateci un salto perché troverete tante cose interessanti. Un bacio, ciao, a presto!